tempo un concerto importante al Santuario di Belmonte che è stato realizzato grazie al Comune di Valperga e ad altri enti. Sì, devo dire che in un momento difficile come stiamo passando, speriamo che sia quasi, diciamo, siamo fuori da questo tunnel che ci vede da un paio d'anni un po' fermi su tutti i scenari, era molto importante comunque ricordare che a Valperga c'è un patrimonio dell'UNESCO, quindi che a Belmonte, ed è giusto portare avanti quello che in passato è stato fatto insieme Regione, insieme comunque tutte le associazioni, varie rappresentanti su Belmonte, di iniziare a ripartire veramente con una cosa importante, con un livello alto, e praticamente far vedere che Belmonte esiste e far sì che in sostanza si riprende un po' in mano la situazione che è stata un po' fermata purtroppo a causa della pandemia e si cerca di fare tutto il possibile. Questa iniziativa è stata voluta fortemente dal Comune di Valperga in collaborazione con l'Unione Montana Val Gallenca e patrocinata dalla Regione Piemonte, ma sostenuta anche economicamente sia dall'Unione Montana che quanto riguarda il Consiglio regionale del Piemonte. Quindi ringrazio veramente tutti questi enti che insieme al Comune di Valperga hanno cercato di mettere insieme delle risorse per far sì che si possa riprendere, si possa ripartire in un posto importante, quello che è Belmonte, e far sì che questo patrimonio che abbiamo nel Canavese non venga dimenticato, ma anzi riuscire a mettersi tutti insieme, tutti a tavola, tutti i sindaci, tutte le istituzioni possibile per veramente far sì che questo patrimonio possa andare avanti e si cerca di trovare, di risolvere tutte le problematiche che ci sono addosso a questo patrimonio che abbiamo noi qua a Valperga.